Buongiorno amici, buongiorno a tutti, siamo qui a mare e in compagnia di Gianluca. Di Buongiorno. cosa dobbiamo parlare stamattina? Gianluca, siamo a pochissime ore da Italia-Belgio, vogliamo parlare della partita, cosa ne pensi? Allora, Italia-Belgio stasera è una grandissima opportunità perché qualora dovessimo passare il turno, secondo me diventeremo la favorita perché tutte le squadre accreditate alla vittoria sono uscite: Germania, Francia, Portogallo. Quindi, insomma, il vero ostacolo è stasera. Certo, il Belgio, secondo me, a livello individuale è più forte dell'Italia, però non dovrebbero partire titolari né De Bruyne né Hazard, quindi due assenze pesanti, dovrebbero partire dalla panchina. E quindi, però, secondo me a livello di gruppo l'Italia è migliore del Belgio. Il Belgio l'ho seguito in questo europeo e non mi ha mai impressionato. L'unica cosa che ha delle grandi individualità e spero che il nostro Lukaku stasera faccia il bravo. Bene, e come formazione dell'Italia cosa si sa? Quali sono le ultime indiscrezioni? Allora, le ultime indiscrezioni, diciamo che la formazione sarà la solita. Gli unici dubbi sono i soliti alla fine: Locatelli, Verratti, con Verratti palesemente in vantaggio per una serie di motivi, per esperienza, per tante cose. A me non piace tanto, eh. Io farei partire Locatelli titolare, che è un centrocampista anche più fisico, tanto la tecnica ce l'abbiamo con Jorginho. Manca un po' di fisico perché Jorginho e Barella pure correndo tanto, però comunque fisicamente deve concedere qualcosa a Witsel, a Tielemans, i centrocampisti del Belgio. Ecco perché io metterei Locatelli, che tra l'altro è anche bravo nell'inserimento. E Poi, Chiesa? Chiesa? questo è il secondo dubbio, Berardi e Chiesa, ma anche qui penso che alla fine partirà Berardi, nonostante Chiesa con l'Austria abbia deciso la partita, però io penso che gli 11 titolari quelli sono e Mancini non li cambia. Benissimo, allora non ci resta altro che fare il tifo, il cerchio si stringe. E quindi diciamo la favorita adesso chi è? È l'Italia Ma secondo te diciamo che oppure? quella di stasera potrebbe essere una potenziale finale, sicuramente. La Francia è stata la grande delusione alla fine. La Francia, diciamo, un po' come il Belgio, si basava molto sulle individualità di Mbappé, che ha deluso tantissimo, Benzema. Benissimo, allora concludiamo con un pronostico secco, vediamo chi indovina il risultato esatto. Lo diciamo il risultato esatto, poi ci sta anche Rino. Giovanni, buongiorno. È stato esatto, penso. Tosta. Allora, Io secondo, pensaci bene, allora, pensaci bene. 1-1 supplementari e poi i rigori non si sa. Oh, addirittura 1-1 supplementare e poi non si sa. No, Secondo me vinciamo ai calci di rigore. secondo me è una partita di pochissimi gol, 1-0, ovviamente per noi. Questo è il mio auspicio, va bene? Quindi vado un'ultima panoramica e vi salutiamo da questo mare stupendo. A stasera.